Intanto grazie per aver accolto questo invito, saluto la stampa, ringrazio chi materialmente ha poi creato questo nuovo sito, alla Tecnostruttura, al segretario generale che insieme al dirigente DATO mi hanno un po' coordinato tutte le attività, ai vari referenti del settore informatico. Una bella giornata per la provincia di Foggia, perché come diceva Carmine, dopo oltre 20 anni la provincia di Foggia, l'ente provincia, si dota di un nuovo strumento moderno, uno strumento con un design diverso anche da quello che si vede, con una veste grafica sicuramente migliorata rispetto al passato, un sito internet diciamo più vicino ai cittadini. Infatti quello che ho voluto fortemente mettere in evidenza è che deve mettere in risalto le bellezze di questo territorio. Lo dico sempre che abbiamo un territorio straordinario, mare, laghi, montagne, e quindi anche da quello che è la prima pagina di questo sito si nota con evidenza l'importanza di promuovere questo bellissimo territorio. Un altro aspetto, non da meno, forse ancora più importante della promozione territoriale, è l'aspetto della trasparenza. L'aspetto della trasparenza che è fondamentale, che una pagina curata dal segretario generale e che mette in evidenza tutta la trasparenza amministrativa, e sappiamo che in un territorio come il nostro, la capitale, da quanto sia importante la trasparenza amministrativa, far diventare gli enti pubblici in questa provincia come delle case di vetro. Questo è l'auspicio e l'augurio che ci possiamo, come dire, dare. E, un altro aspetto è quello delle varie sezioni delle attività che tra l'altro in questo anno, perché come diceva Carmine, la presentazione di questo sito istituzionale coincide anche con un anno della mia attività amministrativa, questo nuovo consiglio rinnovato. E quindi abbiamo voluto inserire la pagina legata al CIS Capitanato, una programmazione che ha visto la provincia, l'ente provincia, come protagonista, perché per la prima volta, a differenza di altri territori, che la Presidenza del Consiglio ha voluto promuovere dei contratti istituzionali di sviluppo con le regioni, CIS che invece ha avuto come ente promotore questa programmazione di sviluppo è stata la provincia di Foggia. Quindi c'è tutto quello concernente il CIS, tutto quello che sono i programmi, circa 42 programmi, 42 finanziamenti sia ai comuni che alla provincia per un ammontare di 100 milioni, interessati alcuni assi stradali importanti, quali la rete garganica per un importo di 27-28 milioni, la macchinata di Est per 46 milioni, la regionale 1 che è un vecchio progetto che si è tanto parlato ma mai realizzato, che siamo riusciti a riprendere, e anche la 141, la strada che collega la PAC con Manfredone per circa 9 milioni. Un'altra sezione, quella legata ai contratti di fiume, è una programmazione che non è stata mai portata avanti da amministrazioni nel centro-sud Italia, è un'iniziativa che è partita da qualche anno nel nord, ma l'abbiamo voluta riprendere, perché a volte copiare non
non è sbagliato, l'importante è saper copiare.